per la copertina del video dell'Italian Gypsy Jazz Trio, ho deciso di prendere spunto da quelli che sono gli elementi che hanno composto il loro video. Lo sfondo di questo video, ho deciso di realizzare una copertina su vari livelli. Il primo livello, che è appunto quello più profondo, è quello dello sfondo. Per questo sfondo ho preso spunto dai particolari architettonici in cui il video è stato girato e da quelli che erano le tonalità e le luci del video, che, dove si nota una grande sovraesposizione luminosa e quindi una dominanza di colori molto tenui e di bianchi. Per realizzare lo sfondo ho utilizzato una tecnica mista che va dalle colline a pennello al pantone e all'acquerello. Dopodiché ho ritenuto opportuno inserire degli altri elementi che potessero aiutare a capire quello che c'è all'interno del video. Partiamo con una ragazza che è una pin-up, deve rappresentare una pin-up tipica mediterranea, che rappresenta un misto, un anello di continuità tra il classico, quindi anni 50, e il moderno. Quindi una bruna mediterranea vestita a pois in una posa leggermente ammiccante in attesa dell'arrivo dei divi. Sulla ragazza, come sulla maggior parte degli elementi che poi andranno a comporre come un puzzle questa copertina, sono state provate varie colorazioni e vari colori per cercare di trovare qualcosa di armonico, perché anche nella colorazione, come nella musica, bisogna accordare i colori. La macchina che ho deciso di disegnare è un'auto d'epoca che serve a rendere ancora più evidente l'ambientazione in un contesto, in un quadro storico anni 50 del video. Questa macchina di prestigio molto bella, ho deciso di cambiare la calandra inserendovi la silhouette di una chitarra tipica Manouche, una Selmer Maccaferri Grand Bush, qui dà grande importanza ottica il fatto di arrivare in questa maniera molto centrale rispetto a tutto il discorso della copertina. Dopodiché ho inserito sulla destra della copertina una radio tipica d'epoca anni 50, che ritroverete anche all'interno del DVD, sempre realizzata con la stessa tecnica, un misto di pantone, colline e acquerello. Sulla radio ci sarà sovrapposto un cilindro per omaggiare il maestro Pinelli, che indossa un cilindro durante il video, e una rosa che è il simbolo dell'Italia Gypsy Jazz Trio. Ho deciso di utilizzare la tecnica a livelli, in quanto rendendo digitali queste immagini potrò andare a posizionarle come meglio riterrò opportuno, come fossero dei vettoriali in digitale, in modo da crearmi gli spazi e le proporzioni a mio e a nostro piacimento, anche per poter modificare eventualmente inserendo scritte, inserendo tutto quello che sarà ritenuto opportuno inserire, in modo da poter avere un lavoro dinamico e non un'unica immagine statica. Un saluto a tutti, in particolare al maestro Pistola. Mamma mia, house.